Ciao, sul mio portafoglio Toro, come ben sai, ho due strategie al momento attive, una fatta con i soliti tre ETF con i quali faccio un piano di accumulo. Gli ETF, come ben sai, sono VTI, il Vanguard Total Stock Market, il TLTI Share 20 Plus, USD Treasury e infine il GLD, lo SPDR Gold. E questi ETF coprono all'incirca il 70% del mio portafoglio azionario totale. La restante parte, cioè circa un 30%, viene gestita in maniera attiva sotto forma di trading. I miei trade hanno solitamente una durata superiore ai 2 giorni, ma inferiore alla settimana circa. Ma capita anche, raramente, di avere qualche cosa intraday e qualche volta anche trade che vanno oltre la settimana e arrivano ai 10-15 giorni circa. Oggi voglio spiegarti come svolgo questa parte del mio portafoglio, dalla ricerca delle azioni fino alla chiusura dell'operazione stessa. Puoi sempre seguirmi su eToro se non sei ancora iscritto, addirittura puoi utilizzare il link che trovi qui sotto in descrizione che è un link affiliato. Mi fai guadagnare qualcosa sostenendo questo canale. Ti ricordo che qui si parla della mia strategia che ti espongo essenzialmente a scopo didattico e che non è assolutamente un consiglio finanziario. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove come sempre ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto aggiungo anche qualcosina un po' di più relativo agli investimenti, come ad esempio in questo video odierno, dove cerco di dare modo a chi mi segue di vedere come imposto la mia personale strategia attiva di investimento, cioè la mia tecnica di trading o come dicono in inglese il trading system. A proposito, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche se non vuoi scoprire anche tu di essere solo parte di Matrix? Bene, andiamo subito al computer, ma tranquillo che la mia faccia brutta e cattiva te la lascio comunque qui, in un angolino del monitor, lì sotto, così puoi vedermi continuamente anche tu, fortunello. A proposito, molta gente mi aveva chiesto del mio trading system, tra cui anche i miei amici e colleghi youtuber Gianluca Ranieri Bandini e anche Domenico di Vivere di Dividendi, per cui ecco qui come li gestisco. Bene, allora eccoci sul mio computer. Adesso andiamo a vedere il mio trading system, come seleziono le aziende, come le vado a inserire nel portafoglio a breve termine, quello a gestione attiva, e poi infine anche come vado a selezionare, a scegliere di chiudere un'operazione oppure no. Voglio premettere che ci saranno dettagli su questa registrazione perché io sono famoso per essere il re del cambia pagina e rischio di fare un casino eccezionale, per cui adesso si potrebbero trovare dettagli, non ne sono sicuro, vediamo avanti nel tempo. Cosa importantissima, disclaimer anche presente sulla pagina, questo non è né un consiglio finanziario né un invito a investire, ma sto semplicemente condividendo la mia strategia su eToro, che dove ho il mio portafoglio azionario, sia la gestione quella passiva, per cui con il piano d'accumulo con i 3 ETF, sia questo 30-35% di azioni gestite in maniera attiva. Per cui cominciamo subito. Prima di tutto, cosa andiamo a vedere in questo mio trading system? La selezione delle aziende basate su un catalizzatore, cioè un motivo per il quale queste aziende potrebbero crescere nel tempo breve che mi sono dato. Fra i 2 giorni e le 2 settimane, di solito è l'arco di tempo in cui opero io. In questo periodo sto usando gli earnings e andremo a capire anche perché durante questo video. Poi vado a fare un'analisi del titolo, del business, del passato e del futuro, no? Del future perché è sbagliata la slide. Per cui vado a cercare di capire se al di là degli earnings l'azienda ha anche delle prospettive di crescita del suo business, come è strutturato il business, che vantaggi ha. Quindi se può crescere in quell'arco di tempo che mi sono dato, qual è stato il suo passato, per cui se proviene da una situazione brutta oppure no, oppure se era già un'azienda molto ma molto in crescita, per cui stabile, e quali sono le sue prospettive di crescita futura. Poi vado a guardare la data degli earnings e quindi anche che data può essere quella esatta e corretta per acquistare appunto il titolo prima degli earnings, in modo da sfruttare quella forchetta temporale che mi possa far fare un piccolo guadagno. Poi vado anche a valutare qual è la possibilità che questo acquisto mi possa dare un outcome positivo, per cui possa darmi un profitto, così come lo sono posto io come obiettivo, ovviamente. Poi vado anche a valutare il rischio e rendimento, per cui con quale possibilità di rendimento posso andare a fare il mio profitto e qual è il rischio collegato a quell'investimento.
e per cui mi do un take profit e uno stop loss proprio basato su questa situazione, e in più vado anche a decidere qual è l'importo che andrò a investire in quella determinata operazione. Infine, vado a chiudere l'operazione in maniera anticipata se la posizione ha raggiunto lo stop loss e quindi è saltato, o se ha completamente evitato lo stop loss perché l'azienda, magari, che ne so, è andata durante la notte, ci sono state delle notizie nuove che hanno fatto crollare il titolo nel pre-market e nell'aftermarket, e per cui lo devo andare a chiudere manualmente perché lo stop loss sarà sicuramente saltato e io non posso perdere tutti i soldi. E poi, nel caso in cui andasse a superare il mio take profit, usare il trailing stop loss, per cui aggiungerlo dopo, diciamo, per andare a realizzare il margine che mi sono preposto il più possibile al di sopra delle mie aspettative. Per cui, prima di tutto, andiamo a vedere la selezione dell'azienda. Io uso diversi siti, Yahoo Finance, Investing, Chartmill, Simply Wall Street. Per quanto riguarda questo specifico video in cui appunto vado a illustrare questa strategia, andrò a utilizzare solo Investing, giusto per una situazione di semplicità, per evitare di fare su e giù dalle varie finestre. Mi sono posto solo Investing anche perché le informazioni che mi servono le trovo tutte lì. Per cui andiamo a selezionare prima di tutto le aziende. Oggi è il mercoledì 3 giugno, per cui tutti quelli che sono gli investimenti da lunedì prossimo saranno fatti oggi più o meno. In realtà avrei dovuto farli la domenica, che era il 31 se non sbaglio, ma per registrare questo video ho ritardato di 2-3 giorni. Andiamo a selezionare le aziende. Allora, perfetto, adesso andiamo a selezionare le aziende e andiamo su, prima di tutto quello che faccio io vado su questo sito che si chiama Earnings Ahead / Earnings meno report, e praticamente qui giorno dopo giorno viene aggiornata la lista di tutte le aziende che nell'arco di quel mese andranno a dichiarare i propri earnings per il quarto. Per cui, allora, questa settimana è già tutta programmata. Devo andare a programmarmi la settimana che va dall'8 al 12, e quello che faccio io giorno per giorno, vado a cliccare View All e vedo le aziende che vanno a rilasciare gli earnings. Poi cosa vado a fare? Vado a selezionarmi quelle che secondo me possono andare a fornire una possibilità appunto di profitto. Per cui qui ho semplicemente il nome delle aziende, è solo un primo screening, ce l'ho per lunedì, poi anche per martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Quello che devo andare a fare, devo anche andare a vedere, siccome i miei earnings e tutte le mie operazioni vanno su eToro, devo andare a vedere se queste aziende sono presenti su eToro, proprio per andare a vedere se io posso andare a fare del trading su queste aziende. Quindi questa è la cosa principale il sito principale che utilizzo per andare a selezionare le aziende in base al catalizzatore, gli earnings. Per cui, per esempio, adesso vado su eToro, vi chiamo lunedì per esempio, e abbiamo Casey General, Copa Software, Stitch Fix e Thor Industries. Andiamo a vedere se sono su eToro. Casey General Store c'è, poi abbiamo Copa Software. Copa Software c'è. Stitch Fix. C'è, e Thor Industries dovrebbe esserci perché è un'azienda molto grande, infatti c'è. Allora, cosa faccio? Io ho questo file Excel che adesso andrò a spiegare. Praticamente qui aggiungo tutte le aziende che poi decido di andare a tradare, il prezzo, la data in cui apro il trading, quando sono previsti gli earnings per cui apertura o chiusura di quel giorno. Poi do un voto mio personale che andiamo a vedere, qual è l'importo che andiamo a investire, se l'importo è stato investito e poi se ha generato profitto oppure no. Per cui, per adesso aggiungo tutte e quattro. Questa funzione si trova su Excel e permette, se si va su Data, Stocks, praticamente mettendo il ticker. Poi basta semplicemente scrivere il ticker qui e in automatico si possono selezionare anche, ad esempio, tutte queste informazioni, ed è comodissimo per evitare di fare tutto manualmente.
In realtà il prezzo lo metto semplicemente per motivi mentali, per andarmi a vedere quando vengono appunto pubblicati gli earnings. Allora, prima di tutto mi segno la data degli earnings, che in questo caso è l'8 di giugno. E anche qui. Poi per sicurezza vado anche a vedere su i siti ufficiali delle aziende se la data degli earnings è confermata veramente per quella data, perché a volte molti siti non sono corretti, e anche quando viene pubblicata, se è menzionato, se è in chiusura o apertura dei mercati. Per cui vado subito su Google e vado a cercarmi esempio, partiamo da Thor Industry. Thor Industries The earnings date. E fra i tanti risultati che vengono c'è proprio il sito Investor Relation, e qui ci andiamo a selezionare appunto quando gli earnings sono previsti. Per esempio qui l'8 sarà before market opens, e io mi segno questa cosa perché vuol dire che il trade va aperto la settimana prima, cioè io per esempio già oggi, che è mercoledì, potrei necessitare di aprire il trade, altrimenti poi la data è talmente ravvicinata che non conviene. Adesso lo faccio anche con gli altri. Poi non è detto che io vada a investire in tutte. Intanto io me le segno. 5 PM per quanto riguarda loro, per cui è a chiusura. Adesso mettiamo semplicemente, poi la vado a correggere più avanti. Questo è semplicemente per darmi un'idea di quando è, perché io ancora non ho deciso se devo investire o no in queste aziende. Adesso andiamo a vedere se investire o no. Bene, ora che abbiamo fatto la selezione delle aziende, abbiamo capito, diciamo, abbiamo avuto questo ventaglio, abbiamo scelto da un ventaglio di aziende possibili su cui investire, per cui ci resta da andare a capire quali effettivamente siano quelle che vanno bene per la mia strategia. Per cui adesso andiamo a fare l'analisi dei titoli, del loro business, del passato e del futuro, e anche vedere appunto se ci sono possibilità che questi business siano solidi per questo investimento. Andiamo all'analisi del titolo, e anche in questo caso andiamo a utilizzare Investing. Per decidere siamo su Investing e ad esempio mettiamo Thor Industries. Quello che vado a guardare sono prima di tutto il profilo. Cosa fa l'azienda? Sono recreational vehicles, per cui penso che siano quad e roba del genere. Vediamo un attimo. Towable recreational vehicle which consists in operation of Airstream Heartland Recreational. Per cui ha diverse aziende che producono sotto il suo nome. E quello che devo andare a valutare è se effettivamente questa azienda durante la pandemia può aver avuto dei vantaggi, se appunto il suo business può averne beneficiato. Questo lo faccio per questo particolare periodo, ovviamente in un altro periodo avrei valutato diversamente. Andiamo a vedere le news. Per esempio, qui, per esempio, andiamo a leggere questo articolo. È una cosa che faccio per tutte le azioni, ecco perché ci vogliono 2 o 3 ore per decidere. Ok, per cui quello che sta dicendo è che la fiducia degli investitori sembra poter primare il titolo. Ora, è una notizia, ma non è detto che venga rispettata. Per cui un altro fattore che vado a valutare sono i financial summary, e vado a vedere nel tempo se il fatturato è andato a crescere, e il fatturato è andato a diminuire. Anche il profitto è andato ad aumentare e poi a diminuire a gennaio, e non siamo ancora nel periodo pandemico. Poi vado a vedere gli asset, che sono andati a diminuire, e i debiti, che anche questi sono rimasti più o meno stabili, sono un po' aumentati in realtà. Poi vado a guardare gli earnings e vado a vedere quelli precedenti come sono andati. La maggior parte sono andati male, per cui anche dal punto di vista fatturato, per cui col fattore pandemia mio mi e anche il periodo dell'anno, che non è propriamente quello per andare in campeggio,
Io ho paura che questo titolo non mi dia dei risultati positivi, per cui quello che vado a fare non ci vado a investire, lo cancello semplicemente dalla mia lista e vado a vedere le altre. Adesso vado a vedere qualcosa che penso già che possa aver avuto un vantaggio. Andiamo a vedere, per esempio, Coupa Software. Cosa fa l'azienda? Andiamo a vedere il suo profilo. Fa un management in cloud, per cui in questo periodo in cui la gente lavorava da casa potrebbe essere un fattore molto importante. Andiamo a vedere le news. Ok, qui c'è una notizia che praticamente Coupa si pensa che stia andando a lateralizzare, per cui in questo caso andiamo a vedere prima di tutto anche come sono andate le cose nel passato e il suo financial summary. Vediamo che il suo fatturato è andato ad aumentare, il suo profitto è andato ad aumentare, i suoi asset sono aumentati, così come anche il suo debito, ma che comunque copre bene tutti quanti i debiti. Andiamo a vedere gli earnings passati. E sono andati sempre tutti bene. Allora, io in questo caso vorrei andarci a investire, però siccome c'è stata questa notizia che dice che potrebbe lateralizzare, quello che andrò a fare, andrò a dare un voto a questa azienda. In questo caso do voti da AAA, dove diciamo c'è la possibilità di fare un investimento che quasi sicuramente andrà a buon fine, e al massimo vado su BBB, dove secondo me è proprio un azzardo. In questo caso vado a mettere una A, perché non mi fido che vada così bene. E non andrò più a investire, non andrò a investire più di 60 euro o 60 dollari. Per cui questa è l'analisi che vado a fare del business. Bene, adesso abbiamo analizzato il titolo. Adesso andiamo anche a vedere, mi piacciono i tick, no? Di fianco all'altro. Adesso andiamo a vedere di cercare la data degli earnings e darmi una possibile data di acquisto, un tot di giorni prima degli earnings, appunto per cercare di capire se si può costruire già un profitto prima che gli earnings vengano annunciati, e per cui avere una copertura nel caso poi gli earnings andassero male e il titolo andasse a crollare. Come facciamo? Andiamo a vedere subito. Per cui scegliamo fra le aziende che abbiamo analizzato, andiamo a vedere quando sono gli earnings e andiamo a decidere sempre quando acquistarle. Per quanto riguarda la data di apertura del mio trade, gli earnings sono giorno lunedì 8 di giugno, oggi è mercoledì 3, con sabato e la domenica e mezzo. In questo caso penso che andrò ad aprire il trade già oggi. Se ad esempio la data degli earnings fosse stata venerdì prossimo, avrei potuto attendere anche il lunedì 8 per aprire il trade, e quella è una valutazione che faccio di volta in volta in base al titolo, come si sta muovendo. Se ad esempio il titolo è crollato per un qualsiasi motivo, non so, un tweet di Trump, perché prendo sempre quello, non lo so. Per cui il titolo magari ha perso il 4-5%, ma non è giusto che perda quel valore, io vado ad aprire subito il trade perché mi aspetto che magari cresca un po' nel tempo. Adesso che abbiamo guardato la data degli earnings, mi devo anche andare a capire la possibilità che queste aziende mi diano un outcome positivo, per cui che io effettivamente vada a fare profitto. Al momento la mia percentuale di riuscita è di circa il 65-70%, per cui solo il 30% delle operazioni vanno in perdita. Ed è una cosa importante, perché non avendo esperienza, appunto essendo un neofita dal punto di vista del trading attivo, la mia scelta principale deve essere quella di limitare il più possibile il rischio. Per cui adesso andiamo a vedere qual è la possibilità effettiva che queste nostre operazioni vadano in profitto. Come vado a valutare la possibilità di un outcome positivo? Come ho fatto fino adesso, sono andato a vedere gli earnings, sono andato a vedere il fatturato, sono andato a vedere gli asset, sono andato a vedere il debito, e anche come gli analisti pensano che il titolo possa muoversi. Facendo ciò, mi sono dati anche una possibilità di rendimento, un possibile outcome positivo nei miei confronti. Nel caso di Coupa Software, secondo me, non dico che è 50-50, però potrebbe essere un 60% che vada a buon fine e un 40% che invece non vada a buon fine, ed è per questo che non vado a metterci i canonici 80 euro che metto o i 100 euro che ho messo in passato. Secondo me è un buon fattore di rischio che mi permette anche di valorizzare l'investimento in concomitanza con gli altri investimenti che andrò a fare durante la settimana, ma anche minimizzare il rischio nel caso in cui
le mie supposizioni vadano male. Ora che abbiamo capito effettivamente quali sono le aziende che possono darmi un profitto, devo anche andare a decidere se c'è una possibilità di, anzi, devo andare a decidere qual è la forchetta che poi possono dare fra il rischio e il rendimento, per cui quali sono le probabilità che il profitto vada a buon fine e quali sono le probabilità invece che questo non vada a buon fine, per cui io possa perdere parte o tutto il mio investimento. Per cui andiamo a vedere anche questa parte. Qual è il valore rischio rendimento che mi darò? Questa azienda potrebbe lateralizzare, per cui potrebbe andare in negativo, potrebbe perdere, ma se effettivamente lateralizzasse, per cui non andasse a perdere di gran lunga il fattore earnings e il fattore fatturato, potrebbe comunque andarmi a perdere poco ed è quello che mi vado a mettere nella testa in questo momento. In questo caso, più di un 2,5% mi darei un 3% di stop loss e nel caso andasse bene, per cui le aspettative andassero oltre quello che gli analisti si sono dati, per il fatto proprio che si aspettava una lateralizzazione, mi aspetto che il titolo possa crescere di un po' e per cui mi do un fattore di rischio 1 a 3, per cui se devo perdere il 3%, devo almeno guadagnarci il 9%. Ovviamente, se poi il titolo mi sale a 8%, e vedo che oscilla e non va più oltre, chiuderò l'operazione prima, ma diciamo che in linea di massima questo è il fattore rischio rendimento che mi vado a dare per questa azienda, la Coupa Software. Adesso che ho deciso quali sono queste variabili, vado a mentalmente a selezionarmi un take profit e uno stop loss. Solitamente io uso per gli investimenti a brevissimo termine un 2,5% di stop loss. Per quelli invece che sono, diciamo, fra i 4 giorni, la settimana o anche più in là, mi pongo 5% dell'investito come stop loss. Per quanto riguarda il take profit, invece, di solito faccio, se uso il 2,5% faccio 1 a 3, se uso il 5% magari mi do un take profit più in là. Diciamo, comunque è una cosa che valuto di azienda in azienda, non è una cosa fissa solo basato sulla finestra temporale. Per cui adesso vado a decidere quanto investo in queste aziende che ho selezionato e come, per cui qual è lo stop loss e il take profit. Come ho detto prima, ovviamente ho scelto anche il fattore take profit e stop loss. Il fattore take profit e stop loss potrebbe essere sia in caso percentuale, come ho fatto prima, cioè un 3% in meno o un 9% in più, oppure darmi proprio un valore monetario, per cui dire su 60 dollari voglio vedere massimo perdermi 5 dollari, ma nel caso ne voglio guadagnare 15. Poi quella è una valutazione che si fa di volta in volta, che faccio di volta in volta per tutte le aziende e sono lì a decidere di volta in volta quali sono le mie possibili volontà, perché magari durante la giornata di trading potrebbe verificarsi un qualcosa che fa schizzare i titoli in alto. A quel punto la mia gestione cambierebbe perché non aspetterei più gli earnings, ma se un titolo mi fa più 10% e non mi aspetto che possa fare di più, o comunque ho raggiunto quello che era il profitto che mi ero prefissato, perché magari, non so, la Fed se ne esce con una notizia dicendo che inietterà liquidità fino a quando ne serve perché vuole mantenere i mercati, magari tutte le aziende vanno a fare dei profitti eccezionali, io andrei a chiudere le operazioni prima perché non voglio che poi possa andare a perdere il mio profitto in maniera sconsiderata. Non bisogna essere troppo tirchi, ma bisogna prendere quello che si ha e portarselo a casa, magari essendo contenti di quello che ci si è portati. Ovviamente, fatte tutte queste considerazioni, come dicevo prima, io posso decidere di andare a chiudere la posizione prima nel caso in cui lo stop loss durante, ad esempio, l'aftermarket, per cui dopo gli earnings, o nel pre-market, in questo caso anche la giornata dopo gli earnings o le ore successive agli earnings, mi possono andare a portare a una situazione di crollo improvviso del titolo, o anche se il nostro amicone Donald Trump se ne esce con le sue notizie, con i suoi tweet fantastici e mi rovina tutto, allora in quel caso vado a fare manualmente l'operazione di chiusura e inoltre, nel caso invece in cui veda che il titolo stia andando bene, riduco lo stop loss e ci metto un trailing in maniera tale che durante le oscillazioni posso anche non controllare il titolo, lo posso fare andare avanti se vuole andare avanti. Come procede la strategia? Sta andando a rendere? Mi sta dando delle soddisfazioni? Allora, questi sono i vantaggi e gli svantaggi di questa strategia che sto applicando e sono ovviamente aggiornati a qualche giorno fa. Comunque, fino al 31
Per cui al chiusura di maggio avevo il 62% delle operazioni circa chiuse in positivo e la restante parte, che è un 48%, chiuse in negativo. Ho chiuso tutti e 2 mesi positivo da quando ho reiniziato a investire, per cui aprile e maggio in positivo, 2 su 2, 100%, ma ovviamente si tratta di un arco temporale molto molto piccolo. È un'analisi che vado ad attualizzare nel tempo, nel senso che al momento mi sta dando delle soddisfazioni, ma perché c'è stata una situazione particolare di pandemia che appunto ha cambiato un po' gli assetti generali, ma nel futuro potrei e dovrei, molto probabilmente dovrò andare a cambiare i catalizzatori se necessario, perché i catalizzatori che funzionano adesso potrebbero non funzionare, anzi molto probabilmente non funzioneranno in futuro, anche se la data di earnings secondo me è comunque uno, se non il catalizzatore che sarà usato sempre per la mia strategia. Lo svantaggio principale è che devi sempre stare attento agli eventi inaspettati, facendo trading a breve termine. Un Twitter di Trump può cambiare la strategia improvvisamente, devi chiudere tutto improvvisamente, ti saltano tutti gli stop loss. Come dicevo prima, non si è coperti durante le ore di chiusura dei mercati, per cui nell'aftermarket e nel pre-market potrebbero succedere cose che fanno saltare completamente, fanno evitare gli stop loss e per cui lì va chiusa manualmente l'operazione, perché altrimenti rischia di fare un meno 10, meno 15%, come mi è successo tra l'altro. Ovviamente non è una strategia che potrebbe funzionare sempre, perché le condizioni di mercato, le condizioni per le quali questa strategia funziona adesso potrebbero non valere nel futuro, per cui è una strategia che va adattata al tempo. Non è importante fare tutti i trade in positivo, ma è importante che a fine mese si chiuda il mese in positivo, ed è quella la cosa importante. Prima di tutto preservare il capitale e cercare di farlo crescere piano piano nel tempo. Giugno, devo dire, è cominciato benissimo. Fra il primo e il secondo giugno sono già più 1,74%, che è un ottimo inizio. Ovviamente questo mi aiuterà anche magari a rischiare qualcosina in più durante il mese, e nel caso ci siano delle forti oscillazioni verso il basso, comunque avere più probabilità di chiudere il mese in attivo. È una mia strategia che i trader esperti potrebbero dire sia una cavolata, e magari lo è, ma non è perfetta, lo so già, e non deve essere copiata a prescindere, cioè ognuno deve valutare le proprie aspettative, il proprio grado di rischio, la propria inesperienza o esperienza, e valutare se questa strategia può essere applicata anche a lui. A me personalmente va bene, perché come la applico mi ruba poco tempo e la riesco a gestire molto bene e mi sta dando soddisfazioni. Per favore, lascia un commento e fammi sapere la tua idea su questa mia strategia di trading, e ti lascio al me stesso al di fuori del foglio Excel e della presentazione PowerPoint, così ci diamo gli ultimi hint, ci facciamo l'ultima chiacchierata, ok? Mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un bel mi piace. Ecco la mia strategia di trading, cosa ne pensi? Sono stato abbastanza chiaro? Al momento mi ha dato molte soddisfazioni, e cercando i titoli in questo modo, in maniera molto asettica, sono riuscito a limitare l'utilizzo della mia parte emotiva. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi del mio trading system, anche se il mio video ti è piaciuto, e per favore aiuta l'algoritmo di YouTube a capirlo se ti è piaciuto, perché a volte è un po' tonto e non lo capisce, distruggendo il pollice in su, iscrivendoti al canale e cliccando anche la campanella delle notifiche. E anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!